La parola al consigliere Morelli, prego. No, no, ma va bene. Consigliere Corrado. Grazie signor Presidente, ringrazio anche il signor Sindaco che è qui perché è a lui che mi voglio rivolgere in maniera al di fuori di ogni tipologia di polemica, ma ritengo che debbano essere dette alcune parole importanti. Sappiamo perfettamente che uno dei suoi collaboratori, signor Sindaco, l'assessore all'innovazione digitale, ha deciso ha ribadito questa sua decisione di non ottemperare agli obblighi di legge sulla trasparenza. Io l'altro giorno non ho sentito poi le sue dichiarazioni dalla stampa, ma le ho sentite mentre le rilasciava, quindi mi scuso se le ho malinterpretate. Ma quanto ho capito, in buona sostanza, le ha detto è una scelta della dottoressa Cocco, ci sono delle sanzioni di legge, non è una questione riguardo il Comune. Mi devo permettere, signor Sindaco, glielo ribadisco, questa volta veramente senza nessuna volontà di nessun attacco che sia strumentale, ma per una questione di serietà. La questione non è così, perché l'assessore Cocco era un alto dirigente di un fornitore del Comune di Milano, uno dei fornitori con i quali noi lavoreremo nei prossimi anni per il progetto inerente la revisione della parte informatica sulla quale state correttamente puntando, si è visto anche dai numeri del bilancio in maniera seria, a questo punto si pone un problema politico, perché le sanzioni previste sappiamo che sono una multa da 500 a 10.000 euro. A questo punto è chiaro che personalmente la sua collaboratrice potrà fare le sue scelte e pagare questa multa. Io però ritengo, e penso di farmi portavoce seriamente di buona parte dei milanesi in questo momento, che non sia accettabile per una giunta seria, per una giunta che fa della sua trasparenza, esiste anche un assessorato ad hoc, accettare una situazione di questo tipo. Quindi le opzioni sono tre. O l'assessore Cocco decide di ottemperare alla legge e consentire di visionare il suo patrimonio, i suoi redditi, quel che è, e quindi verificare, perché questo è il problema, eventuali conflitti di interessi rispetto alla posizione che lei occupa, per esempio con la detenzione di azioni, stock option e quanto può essere di conseguenza. In secondo luogo, l'assessore Cocco decide di non farlo e avrà una sanzione di legge, ma io le chiedo, signor Sindaco, di prendere una posizione politica, perché noi riteniamo che a quel punto lei debba sostituire un collaboratore che si trova in un così importante potenziale conflitto di interessi. O, ovviamente, c'è la terza opzione, cioè il problema politico può anche essere risolto escludendo la multinazionale di cui si tratta dai nostri fornitori, ma per il tipo di apporto che dà sotto il profilo informatico io non credo che sia una posizione che questa giunta voglia percorrere. Ritengo però che per ragioni di serietà una di queste tre posizioni, per rispetto ai cittadini milanesi, vada presa. Grazie, signor Sindaco. Grazie consigliere, la parola al consigliere Morelli, prego.